Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Buongiorno da Orlando Ferraris in studio per questa edizione delle notizie. Mosca ha chiesto alla Cina assistenza militare, lo riportano fonti americane al Financial Times. E nelle prossime ore a Roma, vertice USA-Cina, Mosca e Kiev confermano i negoziati in videoconferenza. Il ministro della difesa italiano dice no alla fly zone, significherebbe entrare in guerra. Guerra Ucraina-Russia, oltre 2100 persone uccise a Mariupol dall'inizio del conflitto, secondo il governatore. Un raid russo avrebbe distrutto anche una scuola, colpito il sito di Yavoriv, vicino alla Polonia, dove si trovano istruttori militari stranieri, ucciso un giornalista americano a Irpin. La Casa Bianca dice ci saranno gravi conseguenze. Varsavia, l'intervento NATO se Putin usa armi chimiche. E quindi in programma il quarto round di negoziati in questi giorni. Leopoli, raid su base militare, 35 morti, abbiamo detto appunto in questa località a 25 km dal confine. Il Papa, in nome di Dio fermate il massacro, la città che porta il nome di Maria, Mariupol, è diventata una città martire, si punti al negoziato e i corridoi umanitari siano sicuri. In Russia, dal 24 febbraio, giorno di inizio dell'invasione, 14.200 persone sono state arrestate nelle manifestazioni contro la guerra, e quanto afferma il sito russo VD Info. Turchia, le posizioni di Russia e Ucraina, secondo il ministro degli esteri Cavusoglu, in vista del prossimo round della trattativa, dice che in qualche modo si sono fatte più vicine. E andiamo avanti con un aggiornamento Covid, i nuovi contagi nelle ultime 24 ore sono 48.886, in calo ma con pochi tamponi, il tasso di positività sale al 14,8%, in calo anche i decessi 86, ed era dal 26 di dicembre che il numero dei decessi non scendeva sotto quota 100. Per quanto riguarda il Covid, in Cina viene annunciato un lockdown per 17 milioni nella città di Shenzhen a causa della variante Omicron. E chiudiamo con lo sport, calcio per la Serie A, 29esimo turno, il Napoli batte il Verona 2-1, pareggiano invece Atalanta e Roma, e nel posticipo tra Torino e Inter finisce in pareggio 1-1. Con questo è tutto, grazie per averci seguito, parte tecnica curata da Rosario Perez. Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Zip News.